Siamo sul pullman dei giovani di karate, stiamo tornando dall'evento principale che ci ha radunati a Buonia. Chiara, cos'è successo? Sì, stiamo appunto tornando dal pomeriggio di accoglienza del Papa, dove c'erano appunto tutti i giovani provenienti da tutto il mondo e c'era molta forza, molto entusiasmo e si notava, era molto bello. Questo entusiasmo è stato tutto raccolto intorno all'altare che ci ha fatto conoscere tante figure di santi polacchi. Hanno fatto un gesto che mi è sembrato significativo, Patrick. Sì, esattamente, perché praticamente hanno fatto una sorta di animazione iniziale dove si sono passati il Vangelo di mano in mano e hanno presentato diverse figure di santi proprio per testimoniare che la misericordia è stata testimoniata da loro in primis e che non erano persone perfette, come ci ricordava oggi l'arcivescovo, anche il Papa, ma erano persone come noi, cioè persone non perfette. La consegna di questa parola che è arrivata a noi attraverso questa grande catena di santità fino alle parole del Papa. Tommaso, che cosa vuoi ricordarci del messaggio del Papa? È stata una bella iniezione di fiducia, perché anche se magari ogni tanto in questo mondo sembra che per noi non c'è spazio, ci ha fatto ripetere più volte che noi possiamo cambiare le cose, e vedere quel campo pieno con giovani da tutto il mondo è una bella speranza per il futuro. Bene, continuiamo questi giorni con entusiasmo e con speranza. Domani vivremo la terza catechesi tra noi e vivremo anche la Via Crucis con il Papa. Buona continuazione a tutti.